Noi veniamo da Cosenza, non è la prima volta che veniamo a visitare questo luogo sacro e ogni volta è un'emozione meravigliosa, bellissima, incontrare la Madonna, il cuore immacolato di Maria, vederla da lontano mentre passa attraverso la navata centrale per poi arrivare lì in chiesa, è un'emozione meravigliosa, con quelle sue braccia aperte che cerca di abbracciare tutti noi, di consolarci. Mi emoziono sempre, bella, bella. Mi dispiace che non ho potuto portare il nipotino, che lui sarebbe stato felicissimo. Purtroppo la mamma non me l'ha voluto dare, quindi... Senta, quando ha scoperto questo posto? No, io ho insegnato qua a Vibo Città, quindi sono insegnante di scuola media. Quindi sapeva anche di Natuzza, l'ha incontrata lei? Ci ho parlato pure, sì. Avevo chiesto molti anni fa qualcosa riguardo a una mia cognata che era sofferente, era paralitica. Ha detto pregate, 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 questo diceva lei. Serra Pelagio. Serra Pelagio, dove si trova? Provincia di Cosenza. Provincia di Cosenza, è la prima volta? Sì, per me sì. Loro sono... Tu sei venuta per la prima volta? Ecco, mi descrivi l'emozione, com'è stata? Come ti è sembrata questa giornata? È molto bello, per la prima volta è stato bello. Cioè, ci torni? Sì, sì. Da Palermo, qua vicino, insomma. Ma 50 km, 60, cosa sono? Venite per la prima volta o no? No. Venite sempre, insomma? Sì, sì. Ogni festa della mamma siete qua? Ogni festa della mamma siamo sempre qua. Posso chiedere se ha chiesto qualcosa alla Madonna lei? Qualcosa l'abbiamo anche chiesta, poi sta a vedere. Conosceva Natuzza o no? No. Non l'ha mai incontrata? Non l'ho mai incontrata. La prima volta che vengo qua da mamma Natuzza, sono talmente emozionata che non hai idea. Come l'ha saputo? Vabbè, io sono nativa calabrese, però. Ah, è calabrese. La Mezia, sì, sì, della Mezia. Quindi due passi. Abito a Falerna, sono i miei amici e mi hanno portato loro. C'è un motivo perché lei è venuta sì, qui? Sì, un motivo ce l'ho. Ha chiesto qualcosa? Sì. Una grazia che non l'ho avuta prima che ho perso mio figlio. E sono venuta per lui. Pregatoci. Sì, tanto. E per l'altro che c'è pure a casa. E per tutti gli amici, parenti, tutto. Pregato per tutti. È la prima volta, sinceramente. Com'è stato questo impatto? Incredibile, ma vero. Troppo bello. Ecco, cosa lascia dentro un incontro così? Mi ha lasciato senza parole, sinceramente. Mi ha lasciato senza parole, non so che dire, è troppo bello e basta. Napoli. Da Napoli addirittura, come mai qua? Bella domanda, è la prima volta. Non lo so sinceramente, lo scoprirò man mano. Non sa cosa l'ha chiamata praticamente. Esatto. E come l'ha saputo, posso chiederlo? Per caso.